Il nostro modo di interpretare l'architettura è abbastanza eclettico. Apparentemente i nostri edifici non si assomigliano, la somiglianza però è profonda, è più, diciamo, in filigrana. Si assomigliano per il modo con cui si comportano con la città, si assomigliano per il modo con cui sono articolate all'interno e all'esterno, diciamo, apparentemente sono molto differenti. Sono un punto di incontro sempre tra le esigenze dei diversi committenti che noi rappresentiamo, che non sono solo il committente che ci incarica del progetto, ma sono anche gli abitanti, gli inquilini che vivranno dentro l'edificio e sono i cittadini che intorno a questo edificio si muoveranno. I grandi autori Kahn, Siza, Renzo Piano, tutti raccontano che la luce per loro è il punto di inizio, il punto di, come dire, di partenza, il punto di arrivo dei loro progetti. Alcuni progetti che voi abbiamo sviluppato con voi di Bandalux conoscete benissimo, sapete quanto è stato importante il lavoro con voi delineare la luce dentro i nostri edifici, però fa parte di un insieme di temi che in egual misura e bilanciati di volta in volta sempre in maniera organica concorrono alla definizione del progetto che stiamo mettendo in campo. Diciamo, quello che un tempo sembrava un limite molto rigido tra interno e esterno dell'edificio, o meglio tra pubblico e privato, è diventato invece una sfumatura, una sequenza di spazi molto differenti. Stiamo realizzando progetti residenziali in cui tra lo spazio interno totalmente privato e lo spazio esterno totalmente pubblico c'è una sequenza, c'è una, diciamo, una successione di sfumature. Ora, sono tre progetti completamente diversi dove con il gruppo Bandalus abbiamo sperimentato diversi modi, appunto, come dicevamo prima, di mettere in campo la relazione tra la spazialità interna e quella esterna attraverso la luce. Con voi operiamo e lavoriamo, come dire, un po' all'inizio per scegliere, capire insieme, trovare qual è la tecnologia, il sistema, il prodotto migliore rispetto all'idea che abbiamo per quell'edificio, rispetto alle necessità che noi abbiamo pensato di dover definire per quell'edificio. Più di Siemens avevamo lavorato molto su questo frangisole esterno molto importante che doveva, come dire, regolarsi con alcuni movimenti determinati dalle linee guida di Siemens, che aveva costruito tutta una sorta di linee guida di uso di questo prodotto che servivano per meglio regolare la luce interna. Tutti gli elementi di facciata concorrono a rafforzare questo indirizzo, questa necessità. Quindi li usiamo esattamente in questa maniera, con questo senso, cioè di essere elementi che concorrono al disegno della facciata, che concorrono alla definizione, come dire, qualitativa di come un edificio si pone all'interno della città, quindi per cui quello che i cittadini vedono e quello che noi passo passo aggiungiamo nella città, e al tempo stesso siamo consapevoli che questi sono strumenti che aiutano l'edificio a essere più efficiente, ma diciamo che ormai è una condizione non rimandabile, non discutibile, realizzare edifici che abbiano una altissima performance energetica.